non. Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuzza Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio extra della nostra 100 Baby Challenge. Siamo con i nostri gemelli, potete vederli qui, che si sono trasferiti nell'appartamento che sta a Via Chic 21. E io ho scaricato, ragazzi, per loro questo appartamento che è stato costruito da CKVN1 ed è molto molto carino. Io ho giusto tolto il letto matrimoniale, ragazzi, perché non mi sembrava il caso. Ve lo mostro dall'alto, è veramente uno spettacolo. Mi piaceva tantissimo, molto colorato, e sapete che io amo le cose colorate, insomma, perché mi segue lo sa. E quindi qui c'è un'entrata, come potete vedere, no? Un ingressetto carino. Poi c'è appunto l'ombrello, questo piccolo corridoio. Qui subito troviamo un bagno molto carino, pratico, utile, funzionale, proprio non deve essere enorme qui. E quindi sì, ragazzi, questo bagnetto molto carino. Poi qui abbiamo la cucina, qui c'è l'angolo per le pulizie, lavatrice, asciugatrice, così. Questa cucina molto carina, la trovo anche abbastanza spaziosa per essere un appartamento così piccolino, ragazzi. Poi dopo si procede di qua, c'è questo piccolo salottino molto colorato, questo verde mi ispirava in modo particolare. Qui, ragazzi, qui devo sistemare, vabbè, la stanza dei gemelli con due letti che io ho sistemato così invece di quello matrimoniale. Qui una scrivania, libreria, comodino, insomma, vabbè, comò più che altro, scusate, c'è di tutto e di più. E la loro avventura, ragazzi, inizia adesso, è sabato, e si sono trasferiti in questo. Che è, tesoro? Osserva i fiori, alla festa dell'idillio? No, ma non è il caso di andare alla festa dell'idillio. E impara a conoscere Dennis. Bene, mi fa piacere. La prima cosa, ragazzi, vogliono imparare a conoscersi a vicenda. Magari anche tu? No, tu vuoi finire di leggere un libro, ok, giustamente, e bevi tè Sakura. Ma perché no? Vogliamo mandarli, ragazzi, dai, c'è questo festival. Avevano entrambi un desiderio relativo al festival. Perché no? Mandiamoli, dai. Che non incontrino la loro anima gemella proprio qui, ragazzi? Chi può dirlo? Quindi, versa tè Sakura, visto che tu volevi bere del tè Sakura. E anche tu, caro, vai qui. Notare i bug mistici, ragazzi, che purtroppo proprio non ce ne liberiamo. E guardiamoci un po' intorno a questo punto. Fatemi vedere se c'è qualche bella donzella. Vanessa Parisi. Molto carina, Vanessa Parisi. Questa, ragazzi, Elisa Parisi, peccato che è adulta, ma siete sorelle? Ma io non capisco una cosa, perdonami Danielona, perché vai in giro conciata così? Ma ragazzi, io non ce la faccio, ogni volta che la guardo mi sento male. Allora dunque, io però volevo, peccato Elisa Nezzi, sei adulta, complimenti, bel vestito. Volevo continuare, ragazzi, un po' la... quello di cui vi avevo parlato in precedenza, cioè cercare di farli conoscere simmini barra simmine che sono presenti nel gioco. Abbiamo anche Cappuccetto Rosso, la versione sfigata di Cappuccetto Rosso, che è Moira, ok, perfetto. Non è la calientona. E qui un adolescente, Megan. Megan! Tesoro, cosa cappero ci fai qui? Vabbè, io non lo so, ragazzi, comunque lasciamo perdere. Quindi sì, magari con le simmine tipo Giulia Dodaro. Che altro c'è qua? E Sara Sala, cioè, volevo cercare di incastrarli, mettiamola in questo modo, con le simmine proprio del gioco. Tu chi sei? Ayaka, basta bere te perché ti vedo veramente conciata male. Allora dunque, facciamo un piccolo, ragazzi, cioè, ricapitoliamo un momento perché ora non li vediamo da un po'. Lui è Brian. Eccovelo qui, ragazzi, io lo trovo molto molto carino. Il nostro Brian, ragazzi, vuole diventare il re della cucina e ha dei tratti un po' particolari, perché vi ricordo che è amante della musica, solitario e cleptomane, quindi olè olè olè. A differenza di suo fratello Dennis, che è qui. Eccolo, ragazzi, che è un cervello nerd. E per quanto concerne invece i suoi tratti, ragazzi, è affiliato, amante della musica e ordinato, quindi un po' più tranquillo, mettiamola in questo modo. Quindi sì, se non ci sono altre simmine proprio del gioco qui presenti, ragazzi, a questo punto... guarda! C'è vostro fratello!
Ma per quale presentazione amichevole, per forza, ragazzi, ma stiamo scherzando. Eh sì, per lui che ha peso effettivamente. Ma stai bevendo, tesoro? Ma dove cappero? Io non lo so, ragazzi, questa mi fa gli... Già la vedo male, mi fa gli impicci. Non ne ho proprio idea di cosa stia combinando. Sì, potresti venire anche tu qui a presentarti? Perché so per certo che tanto non lo conosci tuo fratello, quindi... Il che è molto molto triste. Quella sta flirtando praticamente con il barista. Vediamo un po' se c'è... Qui non possiamo andare, giusto, perché non siamo arrivati qui. Noi siamo... Ci siamo lanciati subito nel festival, ragazzi. Vabbè, vediamo un po' le semine disponibili e cerchiamo di farmi conoscere qualcuna. Per esempio, non so perché, ma io lui lo immagino con questa tizia. Non mi dispiace per niente. Fatemela vedere ancora più da vicino, perché mi sembra molto carina, ragazzi. Guardatela, dai, è carina. Quindi perché no? Caro, vai a fare... Prova a fare una presentazione flirtante, magari brillo per via del tè, ragazzi, perché io sono sempre convinta che quello non sia un tè. E basta, cara, smetti di lanciare petali su quella che dovrebbe essere la fiamma di tuo fratello. Basta chiacchierare, vieni qui, ma fai una presentazione flirtante. Vai, su, buttati su, come ti chiami? Scusami, non mi ricordo già più come ti chiami, Vanessa. Oh. Se non ricordo male, ragazzi, Vanessa era una simmina che avevo pensato... Oddio, sapete, non mi ricordo se è proprio per lui. Ragazzi, non mi ricordo una cippa lippa, detto proprio onestamente. Però non è una simmina che mi dispiace. È vero che volevo puntare proprio a quelle conosciute, presenti proprio nel gioco. Però, ragazzi, alla fine basta che siano felici i miei pargoli. Chiedile della carriera. Cerchiamo di capire com'è. Impara a conoscere. Perfetto. È disoccupata. Sai che novità, caro mio. Allora, mi farebbe piacere conoscerti. Sai, sono una tipa piuttosto evasiva. Eccola lì, iniziamo bene. Tendo a non legarmi facilmente. Davvero? Quindi... Però sai, sono una tipa geniale. A scuola con i compiti me la cavavo proprio alla grande. Inoltre mi piace molto la cucina. Guardate il fratello come lo butta all'occhio. Cala la maschera. Quale altro tratto nascondi della tua personalità? Ecco, calaci la maschera, tesoro. Che ci farebbe comodo sapere, conoscere tutti e tre i tuoi tratti. Giusto, perché sappiamo soltanto che è evasiva e che è un genio. Ma il terzo tratto, ragazzi, non c'è dato saperlo. Questa io non lo so perché va in giro con c'è in questo modo. Non lo so, però vabbè. Ma dai, si è seduta qui. Ma forse vuole che ti siedi anche tu con lei, caro mio. Dai, non farti sfuggire l'occasione. Ma allora lo vedi che sei un perotto. Muoviti. Allora, aspetta, facciamo così. Azioni, forma un gruppo. E dai, con Vanessa. Megan, ragazzi, secondo me sbronza, io non lo so, colore in faccia che mi convince molto poco, però vabbè, dai. Sbronza e flirtante, tra l'altro, Se Charlotte sapesse. Va bene, allora dunque, dobbiamo scoprire il tuo ultimo tratto. Quindi, vediamo un po'. Fai un'altra conversazione profonda, caro mio. Lei è fiduciosa di trovare un uomo? Può darsi, cara. Questa potrebbe essere la volta giusta. Magari trovi l'uomo della tua vita, chi può dirlo? Chiedile della sua giornata. E poi... discuti degli interessi, dai. Intanto... Perché guardate come la guarda male. Ma perché la stai guardando in questo modo? Lei ha lanciato un'occhiataccia che non mi è piaciuta. Mamma mia, ragazzi. No, lui non fa proprio... cioè, questo clima festoso non fa per lui. Usa il bagno, caro, dai. Vai a usare il bagno. E dire che io speravo di trovarti una bella figliuola. Vediamo un po'. Allora. Oddio, tu non mi convinci al 100%, però... È anche vero che bisogna un po' variare, ragazzi, no? Anche nell'aspetto dei sim. E poi, dai, non è male. Non è male, non è male, non è male. Ora che la vedo più da vicino. Sì, poi, ragazzi, sinceramente a me
piace variare la genetica. Quindi una volta che avrai, insomma, terminato col bagno, fai una presentazione amichevole. Ma non riusciamo a conoscere quest'ultimo tratto della tua personalità, cara? Fai una cosa, romantico. Chiedi se è single, ovviamente, perché questa è una cosa che ci interessa molto. Tu, insomma, sei venuta qui col tuo fidanzato? No, veramente sono single. Ok, va bene. Ci piace molto questa cosa. Allora, dunque, vediamo un po'. Però, discuti della tua band preferita, sì. Cerchiamo di capire anche i suoi gusti musicali, magari. Sempre se non se la svigna. Sediti insieme. Lui come se la caverà? Si è presentato? Comunque, salve, è un piacere. Non è andata bene, caro. Vabbè, scherza sul mettersi insieme, dai. Fai un po' il marpion. Menziona l'atmosfera flirtante, questa se ne va, ragazzi, ha rotto pure le pere. Oh, incontro imbarazzante, dove posso? No, lei non è interessata. Ma allora dobbiamo cercare di capire quali sono i suoi tratti. Magari è veramente non flirtante, ragazzi, a quel punto. Cioè, se entrambi avete trovato una tizia non flirtante, siete proprio gemelli, comunque. Impara a conoscere. Vorreste acquistare qualcosa da lei per... Io, ragazzi, ovviamente, loro hanno così tanti simoleon perché questa non è una challenge, quindi... barzelletta autoironica, cioè sono episodi extra, non riguardano la challenge, quindi va bene. Basta bere sto tè, che poi dopo... Ah, però vedi, che carina. Giulia è sicura. Bene, abbiamo scoperto che è sicura, almeno quello. Caro, senti, vai in bagno, va, altrimenti prevedo guai per te. Usa il bagno. È imbarazzante vedere che tu chiacchieri con lei in questo modo, ti giuro. Proprio tanto, ma proprio tanto tanto. Ecco, almeno bravo, girati verso di lei. Non volevo far scoppiare una guerra. Sono stato un po' un lama prima, vero? Mi dispiace tanto, racconta una storia buffa. Tua sorella ancora sta qua, eh? È mezzanotte e mezza, tesoro. Io fossi in te me ne andrei a casa perché, insomma, si è fatta una certa, come si dice dalle mie parti, quindi. Ti scudi degli interessi con lei. Dobbiamo cercare di conoscerle queste ragazze, però. Sì, vabbè, una venditrice, l'abbiamo capito. Oh, guarda, si è seduta qui. Ma sei andato in bagno? Ma cosa stai facendo? Scusami, io non voglio farmi gli affari tuoi. Sei flirtante, io vorrei tanto aiutarti da questo punto di vista qua, ma non ti dai una mossa. Quindi, dai, poi fai una posa sexy quando torni dal bagno, che tornare dal bagno ti dà le energie giuste per fare una posa sexy. Vediamo un po', Anaya Young, ragazzi. È una giovane adulta, quindi ancora volendo, e fa parte del gioco. Non mi dispiace, anche lei. Ripeto, secondo me comunque, io vorrei tanto che i figli di Charlotte variassero un po' nella genetica, quindi fare una presentazione amichevole poi. Sì, per il momento questo, ovviamente. Tu, caro, che c'è? Il bagno ti ha fatto passare... Vabbè, il flirt, ragazzi, ovviamente. Qui? No, scusate, fermi. Summer Flex, con chi ti sei sposata, tesoro? E questo tizio chi è? Salvatore, il nostro Salvatore Longo? Tu ti chiami Summer Flex? Ok, va bene, ragazzi. Sarà sposata con qualcuno che si chiama Flex di cognome. Che vi devo dire? Vieni qui, caro, su. Facciamo prova. No, io però volevo prima conoscerla. Definitiva. Ecco la pioggia, ragazzi. Che cosa meravigliosa. No, volevo prima conoscerla bene, in realtà. Volevo capire qual era questo ultimo tratto, ragazzi. Parla della temperatura fresca. Vieni a chiacchierare qui con lei. Questa donna è un bel mistero. Non... Ma non è che tante volte hai capito qual è il suo ultimo tratto e io non me ne sono accorta? No, non è vero, ragazzi. Non è che non me ne sono accorta. Non l'ha proprio detto qual è il suo ultimo tratto. Quindi, che carini voi due con gli ombrelli qui. Proprio adorabili. Aiuta a recuperare una cattiva relazione. Con chi? Karim, ok, no, vabbè, non è un personaggio che al momento ci interessa. Scappa,
Scherza sul metterti insieme. Prova un po'. Vediamo come la prende. Io non lo so, ragazzi, sti scambi di ombrelli, apri e chiudi. Non so cosa cappero combinino questi. Volevo conoscerla, però. Chiedere della sua giornata? Non so chi sta parlando con chi, ragazzi, a questo punto. Qui è tutto un intreccio tremendo. Anzi, fai una cosa, guarda. Ma stai parlando con chi? Con tuo fratello? Vabbè, ragazzi, alla fine sono gemelli, quindi il legame che c'è tra gemelli è un qualcosa che supera qualunque interesse per qualsiasi donna. Allora, oddio, lei è carinissima. Lo vedo troppo, ragazzi, lui che è un po'... che lo immagino tipo un po' ladro gentiluomo, come dicevo quando ho fatto il video, ce lo vedo troppo a cercare di rimorchiarsi questa tizia, detto tra noi, scusate. Però ce lo vedo tantissimo, soltanto che sarebbe complicato perché, ecco, tenta una presentazione, insomma, con i personaggi famosi è un po' una rottura di scatole sotto questo punto di vista qua. Quindi lascia fare, c'è ancora qualche speranza di andare qui insieme con lei? Dai, proviamo. Ma arrivate oppure no? Niente, è andata male, lo so, caro mio, che dobbiamo fare? Comunque, che è successo? Mal di testa, perché sei stanco, caro? Volevo provare a conoscere insultala, no, beh, addirittura insultarla, capisco la stanchezza, ma non esageriamo. Io volevo provare però a capire quest'ultimo tratto, ma ragazzi, niente. Proprio niente. Sinceramente. Prova a entusiasmarti per i nuovi album. Magari succede qualcosa. Ma anche no. Finisci di leggere tre libri. Ok. E sulla base dei tratti. E a questo punto, ragazzi. Mamma mia, lei è proprio antipatica da morire. Amante della musica. Ordinato affiliato. Ma è un cervello nerd. Quindi non so. Vediamo un po', iniziamo una carriera. Lasciala perdere, perché quando la scintilla non c'è, c'è poco da fare. E cerchiamo intanto un lavoro per Dennis. Caro, fai una cosa, vieni qui, perché ti vedo proprio sofferente. Lascia stare il lobo, per favore, e vai qui. Allora, dunque, il nostro... Io volevo più che altro, ragazzi, dare spazio al fatto che è un nerd. Magari potrebbe diventare un guru tecnologico. Ma sì, dai. Un guru tecnologico. Quindi chi ha bisogno dell'università quando si possiede la tua abilità nella programmazione? Ci sono tante opportunità che aspettano solo di essere colte. E tu e il tuo grande cervello siete pronti a farlo. Giocatore di sport, io lo vedo più un giocatore piuttosto che un imprenditore. Quindi iniziamo. E poi fai una cosa, caro mio. Detto tra noi, vai a dormire perché... Ma no, scusami, non tu. Vabbè, ci penso io. Fermo, dove vai? Oddio, ragazzi, lui vuole diventare un re della cucina, ma vediamo un attimino di nuovo i tratti, ragazzi, perché è un cleptomane, amante della musica e solitario. Ma sì, forse in cucina ce lo vedo, tipo uno chef un po' particolare. Sì, dai, cucina. Inizia una carriera, Brian, dai. Ma dov'è Brian? Ok, ecco, ragazzi, mamma mia, io proprio cieca fino alla fine. Forza, su. La canti? Bene, almeno sappiamo che hai una bella voce. Quindi il nostro sarà un cuoco. Tutti sono capaci di preparare una cena o di mixare una bevanda a casa. La carriera culinaria è riservata a chi vuole raggiungere un livello superiore guadagnando danaro. Sarà sì uno chef, ragazzi, perché... Perfetto. Hai sentito che freddo che fa da queste parti? Lei, beh sì, effettivamente. Sono venuta qui per parlarvi di una cosa. Bene, dimmi. Cioè, meglio dici, anche perché sei molto flirtante, tesoro. Mi sono sposata. Cosa? Quando? Stanno dicendo loro. Perché non ci hai invitato? Condividete già il cassettone? Avete già una casa tutta vostra, vi siete sistemate, insomma, sei una persona pulita, dovevi dirlo ai tuoi fratelli, ma...
Sai, è stata una cosa lampo, sta dicendo lei. Eh sì, l'abbiamo. No... Se vi ricordate, ragazzi, lei si è sposata proprio al volo per portare a termine uno degli step dell'aspirazione di Charlotte, non perché fosse vitale, insomma, la cosa. Dai, lo sai che non sono tipo da perdere tempo a prendere mosche, ho capito, ma sono tuo fratello, mi aspettavo, insomma, un invito. Ma non è stato nulla di ufficiale, guarda, che pensi? Ci sono messe in abito da sera con occhiali da sole e tutto? No, tesoro, veramente no, non è quello che ci aspettava, si aspettava lui, ecco. Compra un'arnia, voglio vedere dove te la metti l'arnia e non voglio commenti, ragazzi, fuori luogo a riguardo. Allora, gioca una partita multigiocatore con, direi, proprio... guardate! Ma ci sono tutti! Ma assolutamente con tutti loro! Che devi fare con sta ciotola però, caro? Ragazzi, iniziamo a... avere problemi con le ciotole. Manca anche un lavandino, secondo me, qui. Ok, avete anche il lavello adesso, ok? Ora, tu per cortesia vai, perché tra poco dovrai anche andare a lavorare, non so come. Però vabbè, per finta magari. Ed eccoli, ma i vostri fratelli non arrivano. Proprio zero, niente. Però guardate che belli, ragazzi. I figli di Charlotte stanno praticamente monopolizzando tutti gli scenari perché sono così tanti. Cioè, vi dico soltanto che sono 12 famiglie solo qui a San Myshuno, quindi immaginate. E c'è ancora spazio per altri, però vabbè. Ma sentite, scusate, perché non siete entrati in casa? Cioè, perché non sei entrata in casa, tesoro? Ma invita ad entrare, ma ovvio! Ah, dovresti anche conoscere l'altra tua sorella, vabbè. Ragazzi, da una parte è impensabile che possano conoscersi tutti perché sono veramente, veramente troppi. Allora, dunque, tu devi lavorare appunto su... Lui inizia a lavorare fra un'ora, addio. Dovresti proprio iniziare a lavorare sulla programmazione. Quindi fai una cosa, vieni qui. Tua sorella, se vuole farti compagnia mentre lavori o non lo so, ma esercita nella programmazione. Mentre invece il nostro Brian, tra poco dovrà andare al lavoro. E non ha fatto un tubo, ragazzi, un tubo. Senti, fai una cosa, servi il pranzo almeno, dai. Tipo un'insalata giardiniera. Al volo proprio. E quindi sì, fatemi sapere se vi piace questo appartamentino. Per i gemelli. Comunque, ragazzi, io continuo ogni 2x3 a trovare cose fuori posto. Scusate, ma proprio non riesco. Mi fa soffrire vederle così. Perché sono sì, curiosa. A me piace molto. Però ecco, sono veramente curiosa di sapere cosa ne pensate anche voi. Caro, dovevi servire il pranzo. Cosa ti è sfuggito di questo? Di questa richiesta, insomma, qualcosa ti è sfuggito, vabbè. E quindi sì, chissà se troveranno l'amore, ragazzi, perché, insomma, la vedo molto dura. C'è qualcuno? No. Cioè, lui proprio neanche a momenti la... No, eccole! Scusate, perché non le vedevo. Ho pensato neanche le ha considerate, praticamente, quelle di ieri. Ma proprio ragazzi, la relazione proprio non sappiamo niente. Ecco, lei poi è sposata, io non mi ricordavo, sinceramente, quindi lasceremo perdere. Di lei non sa nulla, di Giulia sa che è una venditrice giovane adulta e sicura. Quindi chissà ragazzi, chissà. Caro, dovresti sbrigarti perché poi dovresti andare al lavoro. Fai tu. Fai tu. Ma tu non dovresti stare a casa con tua moglie? Ah, state facendo una sfida? Caro mio, mi dispiace tanto che devi già andare a lavorare. Volevo che trascorressi un po' di tempo con le tue sorelle anche, però purtroppo devi andare. Corri, corri, su. Perfetto, almeno il livello 2 di cucina, ragazzi, lo abbiamo fatto, eh. Bravissimo così, hai lasciato qualcosa di pronto, se qualcuno vuole servirsi. E direi che iniziamo subito a lavorare sodo, ok, perfetto. Quanto sono bravi i pargoli della nostra Charlotte, ragazzi, bravissimi. Mentre il nostro qui ha un punticino proprio, ragazzi, su 3, la vedo dura. Però dai, siamo quasi a livello 2.
Direi che arriviamo rapidamente al livello 2, ragazzi, e poi ci fermiamo, eh. Dai, volevo almeno completare, farlo arrivare, ragazzi, per questo episodio a livello 2. Poi si farà la sua vita, troverà l'amore, farà quello che vorrà. Intanto, questi episodi qui servono a introdurli nel mondo, diciamo, ad accompagnarli e non abbandonarli proprio così. Su! Oh, fai un complimento sincero con tua sorella. Magari abbracciala anche perché non vi vedete da un po'. E quindi, ragazzi, direi che con tempo libero ha completato un incarico con largo anticipo rispetto alle previsioni. Cosa deve fare? Fai una ricerca. Ah, lui ascolta musica, ragazzi. Perché sì, essendo un amante della musica. Quindi, dicevo, direi che con questo abbraccio tra fratelli, noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Abbiamo accompagnato i gemelli. Fai una stretta di mano segreta, Brian e Dennis, nel nuovo appartamento a San Myshuno. E sì, non hanno Lui ha trovato fatto l'amore, ma non era quello poi in realtà che mi interessava, ragazzi. Era, sì, divertirmi con loro, accompagnarli proprio, ecco, da casa, appunto, della nostra Charlotte, quindi dalla casa originale, da casa Turner, alla loro nuova vita. Non mi piace abbandonare i Sim, quindi ora che ho la MCTC installata, poi possono fare quello che vogliono. Però ecco, ho accompagnato tutti gli altri, quindi ci tenevo ad accompagnare anche loro. E accompagnerò almeno con un episodio tutti i figli di Charlotte, poi vivranno la loro vita come meglio credono. Quindi ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Quindi mi raccomando, andate e iscrivetevi ragazzi perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Fatemi sapere cosa ve ne pare di questo appartamentino, io lo trovo molto molto carino davvero. Quindi ancora complimenti a chi l'ha creato perché lo trovo veramente carino. Ha saputo, secondo me, sfruttare tutti gli spazi. Quindi sì, io vi abbraccio forte, vi rimando al prossimo episodio. Torneremo in casa di Charlotte, l'accompagneremo, ragazzi, nel momento del parto, staremo con lei e poi subito dovremo iniziare un nuovo raduno perché la nostra dovrà rimanere incinta all'istante se vogliamo sperare di sfruttare ancora lo stato, diciamo, di giovane adulta, ecco, la fascia d'età di giovane adulta, perché stava lì lì per passare d'età, quindi vediamo se ce la facciamo. Io vi abbraccio forte, ragazzi, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo sul Soul Simmers. E non...